Di nuovo buongiorno a tutti voi da Telefriuli, bentrovati a questo appuntamento, primo appuntamento settimanale con A voi la linea, un'edizione che apriamo subito con un collegamento in diretta e andiamo a Villa Santina dove si trova per noi Paola Treppo per raccontarci anche di una collaborazione importante che un'azienda ha avviato con un personaggio molto noto nel mondo della cucina. Paola, intanto buongiorno, a te la linea, raccontaci. Siamo a Villa Santina. Eccoci, siamo a Villa Santina in una realtà che si occupa di trasformazione e di alimenti, una realtà di eccellenza della carne della nostra montagna del Friuli Venezia Giulia. Con noi abbiamo l'amministratore delegato Paolo Ciani che ci ha ospitato quest'oggi per un appuntamento che lui ha avuto particolare con uno chef molto importante e molto conosciuto a livello nazionale. E intanto dove ci troviamo e che cosa produce la sua realtà, Paolo? Allora, Villa Food è un'azienda alimentare e produce dei prodotti cotti pronti per la ristorazione di carattere nazionale ed europea. Lo facciamo con delle tecnologie particolari perché abbiamo tre brevetti che abbiamo costituito, abbiamo ottenuto nell'arco degli scorsi anni, che ci permettono di avere un prodotto assolutamente particolare. E questa particolarità fa sì che noi abbiamo un prodotto che ha una shelf life, quindi una vita molto lunga, senza nessuna aggiunta di nessun conservante, nessun additivo. Questa è una novità nel panorama nazionale ed europeo. Siamo l'unica azienda in Italia che tratta sia i prodotti di carne che di pesce che di verdure con questo tipo di trattamento. E in quest'ottica siamo cresciuti in questi ultimi anni e siamo diventati in qualche modo sotto l'occhio della lente di ingrandimento di alcune persone importanti, fra cui insomma, lo chef Carlo Cracco che ci ha fatto visita, quest'oggi con cui stiamo lavorando da qualche mese per sviluppare con lui, insieme a lui, una serie di cose, di prodotti innovativi che credo sul mercato potrebbero andare nell'arco dei prossimi mesi. E quindi insomma la carne si conferma, è un luogo di eccellenza, di nicchia, dove vengono realizzate e anche studiate quindi tecnologie nuove che poi possono essere applicate anche in altre parti d'Italia. E Paolo, abbiamo visto appena siamo arrivate, io e la collega Martina, che stavate lavorando già alla preparazione di qualche prodotto. Naturalmente al momento non si può mostrare ancora nulla, però insomma i lavori sono già appunto come dicevi, diciamo avviati da qualche mese. Sì, stiamo lavorando da sempre, da quando abbiamo iniziato l'attività, con questi nuovi prodotti. Siamo nelle condizioni di poter usare le tecnologie che, soprattutto per quanto concerne Villa Food, riguarda il trattamento ad alta pressione, a 6.000 bar vengono gestiti questi prodotti, ed è una novità assoluta. Questa è una tecnologia che è nata negli Stati Uniti e che è stata esportata in Europa da pochissimi anni, tant'è vero che in Italia di queste attrezzature, di queste macchine ce n'è davvero poche. Noi abbiamo la particolarità di poterci giocare un po' sopra, abbiamo uno chef stellato fra i nostri soci che in qualche modo sviluppa assieme a noi questi nuovi prodotti che sicuramente diverranno importanti nel panorama alimentare di carattere nazionale ed europeo. Allora, adesso andiamo a cercare questo chef famoso per un attimo, ti restituisco la linea e andiamo a cercarlo nell'altra sala e ci ricolleghiamo subito con te. Bene, allora Paolo, attendiamo qualche istante qui dallo studio, nell'attesa che siate pronti per collegarvi nuovamente da Villa Santina e dunque svelarci il mistero su questo chef importante, tra l'altro un mondo molto seguito, quindi magari qualcuno ha anche già indovinato. Vi vedo quasi pronti. Allora Paola, possiamo tornare a Villa Santina da te perché hai con te questo importante ospite. Ti sentiamo Paola, vai. Rieccoci, l'abbiamo trovato subito Carlo Cracco qui con noi, grazie per la sua presenza in esclusiva qui per Telefriuli da Villa Santina. Come intanto non è la prima volta che diciamo arriva in Friuli, perché ricordiamo anche No. una sua presenza a Friuli Doc a Udine. Un paio d'anni fa, esattamente. Che, insomma, quindi questa è la seconda volta in sostanza Ah che. beh, oddio, vengo un po' più spesso, perché poi ci sono anche le visite private che sono quelle più belle. Ecco, allora insomma tra cui una con l'amico Paolo Ciani.
Ecco, la vostra collaborazione quindi per quanto riguarda la sua diciamo, specialità, la sua capacità, la sua professionalità, in cosa consisterà? Ma diciamo che con Paolo e con Villa Food il rapporto si è instaurato grazie a un amico comune che è il dottor Giubilesi, e che lavora con me da tanti anni, me l'ha presentato e da lì abbiamo cercato di capire se si riusciva a, diciamo, trovare qualche prodotto o comunque trovare un punto di incontro dove si potesse, diciamo, sviluppare e mettere in un piatto o in un'altra preparazione questa tecnologia di cui loro possiedono, diciamo, molto bene. Oggi siamo qui per definire meglio alcuni aspetti della ricettazione, però direi che a breve ci siamo, sono talmente bravi che basta poche prove e mi auguro, insomma, di tornare su poi per altri futuri progetti. Ecco, una domanda che attiene all'attualità, questo periodo, diciamo così, di lockdown vi ha permesso comunque di incontrarvi per motivi di lavoro, essendo appunto trattando un settore come quello alimentare che di fatto non ha mai subito degli stop per quanto riguarda la produzione? Sì, noi siamo sempre stati operativi, loro anche, ovviamente a distanza, ma insomma cercando sempre di fare i passi in maniera condivisa, però siamo già arrivati a una definizione quasi definitiva e oggi è, insomma, un po' l'ultimo passaggio prima poi della produzione. Allora, insomma, intanto in bocca al lupo per questa collaborazione importante che si instaura tra due realtà altrettanto importanti, due professionalità importanti. Allora approfittiamo per chiederle a uno chef stellato come lei, come vede la riapertura, insomma, dei locali in questo periodo di sblockdown, si dice, insomma, che tanti purtroppo non riapriranno anche i ristoranti appunto stellati. Dispiace, è chiaro, perché insomma quando tanti locali chiudono vuol dire che c'è un problema enorme e in questo caso, diciamo, questo prolungamento di chiusura ovviamente ha inciso tantissimo, la stagione comincia adesso, però insomma stanno tutti riaprendo in questi giorni e sicuramente sarà un'estate difficile. Però magari, insomma, servirà per poi partire meglio dopo l'estate, ovviamente non per chi lavora stagionalmente al mare, ma per gli altri. Quindi insomma una previsione che al momento è un po', non è proprio al massimo dell'ottimismo, ma potrebbe, insomma, ridecollare in un secondo momento, secondo lei? Ovviamente io sono sempre positivo, per cui bisogna crederci, bisogna magari anche cambiare, modificare alcuni aspetti dell'organizzazione di lavoro, perché magari questo è il momento giusto anche per cogliere alcune opportunità e diversificare. Allora, grazie a Carlo Cracco e anche grazie a Paolo Ciani che ci hanno ospitato questa mattina qui a Villa Santina, e da Villa Santina ti restituisco la linea. Grazie a Paola Trepo e Martina Beraldo per questo collegamento. Noi parliamo di scuola perché dopo tre mesi, oltre tre mesi di didattica a distanza, si guarda ritorno in classe a settembre. La CISL, in vista dello sciopero dell'8 giugno, chiede la stabilizzazione dei precari, attenzione al personale ATA e garanzie di sicurezza anche per quanto riguarda mense, edifici e trasporti. Ne abbiamo parlato con Antonella Piccolo, coordinatrice CISL Scuola di Pordenone. Dobbiamo assolutamente pensare a rientrare tutti a scuola dal primo di settembre, dal mese di settembre. C'è bisogno di investimenti, c'è bisogno di aumentare gli organici sia dei docenti che degli ATA, c'è bisogno di dare stabilità ai tanti supplenti che abbiamo nelle nostre scuole, c'è bisogno di sicurezza anche dal punto di vista sanitario. Recentemente c'è stato il documento diffuso dal Comitato Tecnico Scientifico che pone due condizioni per il rientro a scuola: gruppi ridotti di studenti, di alunni,
e anche osservanza stretta, stringente di quelle che sono le misure sanitarie. Pensiamo ad esempio alla nostra provincia. Da settembre si metteranno in moto circa 38.000 studenti, 40 dirigenti scolastici, quasi 4.000 docenti e circa un migliaio di personale che si dedica alle attività amministrative, tecniche e ausiliari. C'è rischio che si possano riaccendere focolai epidemici. Quindi quello che noi abbiamo chiesto al Ministero è stato: ripartiamo tutti in sicurezza dal 1° di settembre, perché come dicevamo gli studenti hanno bisogno di scuola reale, le famiglie hanno bisogno di scuola reale, di scuola che garantisca il diritto all'istruzione ai propri figli, ma anche il diritto all'accoglienza e alla sorveglianza dei propri figli. I docenti hanno bisogno di fare didattica con i propri ragazzi in classe, quindi diamo avvio a un piano di assunzioni straordinarie sia per i docenti che per il personale ATA, in particolare per i collaboratori scolastici a cui saranno demandati compiti stringenti relativi all'igienizzazione dei locali e al rispetto di quelle che sono le norme igienico-sanitarie. E diamo avvio anche a un piano di stabilizzazione dei numerosi precari che da anni continuano a dare il proprio contributo all'attività delle nostre scuole. Anche in questo periodo di lockdown hanno continuato con i propri mezzi personali, come tutti gli altri docenti, a svolgere la propria attività da casa e andranno fino al 30 di giugno. Dal 1° di luglio saranno disoccupati. Ecco, a proposito di questo, quali sono le risposte che ha dato il Ministero? Si parla di un concorso, si farà, quando si farà e poi sarà per titoli, per esami, anche su questo c'è molto dibattito. Come organizzazioni sindacali, come CISL Scuola, abbiamo proposto un concorso per soli titoli, una stabilizzazione che dia risalto al servizio prestato e ai titoli culturali posseduti. Non è il momento questo di fare concorsi, tantomeno il concorso a crocette che era stato previsto, bandito dal Ministero ad aprile. C'è stato un dietrofront, ma che riporta tutti in cattedra da precari il 1° di settembre. Non abbiamo certezza ancora su che tipologia di concorso e quando si farà questo concorso. Mentre, ripeto, la scuola ha bisogno in questo momento di docenti stabilizzati. Quante forze in più servirebbero sul nostro territorio? Sicuramente dobbiamo stabilizzare almeno tutti i circa 200 docenti precari della scuola secondaria di primo e secondo grado e altrettanti della scuola primaria. Se pensiamo poi alle turnazioni, a questi gruppi di alunni ridotti, non abbiamo ancora un progetto chiaro da parte del Ministero e questo è uno dei motivi che ci ha portato a proclamare lo sciopero per l'8 giugno. C'è da dire anche che a livello locale la CISL ha chiesto tavoli di concertazione con il governatore Fedriga, perché chiaramente ritornare a scuola vuol dire anche parlare di edifici scolastici, di mense, di trasporti. Lo sciopero dell'8 giugno peraltro coincide con quella che doveva essere la fine della scuola, si era parlato di un ritorno in classe così per l'ultimo giorno, ma poi insomma mi pare che anche da parte vostra ci sia una totale contrarietà. Non ci sono assolutamente gli estremi per poter tornare a scuola nemmeno l'ultimo giorno in sicurezza, quindi ormai dobbiamo procedere così, stiamo attendendo istruzioni, disposizioni, si stanno facendo accordi per organizzare lo sciopero dell'8 giugno che dovrà essere, speriamo sia assolutamente sentito, partecipato, perché è un momento importante per rivendicare un piano di investimenti e un piano organizzativo per la ripresa delle scuole a settembre che il Ministero non ha ancora predisposto. Ci fermiamo per qualche istante e torniamo tra poco di nuovo in diretta con A Voi la Linea.
Andiamo a Gorizia e Nova Gorizia, due città che aspettano con ansia, con i loro sindaci e con i cittadini, di che siano riaperti i confini e che quindi ci si possa spostare liberamente tra le due città e tra i due paesi. Intanto però a Gorizia nel fine settimana c'è stato un positivo esperimento, è stata trasformata in una grande isola pedonale per lo shopping, l'area di Corso Verde, un esperimento che è pronto a ripetere anche oltre il 2 giugno. Il sindaco Ziberna, se i commercianti gli daranno indicazioni in tal senso. Gorizia inizia, lo avevamo già detto, con lo lockdown, praticamente si ricomincia a Gorizia, il corso è pedonale per qualche giorno. Signor sindaco, che impressione fa vedere la città che si sta muovendo? Ma bello, perché innanzitutto noi abbiamo ricominciato non soltanto con questo corso pedonalizzato di cui appunto parleremo adesso, ma anche peraltro con la riapertura del castello. Oggi abbiamo riaperto il castello, tantissimi ci sono stati di turisti, ingresso gratuito probabilmente per tutto il mese di giugno, cioè sino a quando faremo il biglietto unico insieme ai musei provinciali fino a Villa Coronini, perciò è oggettivamente un bel inizio. Considerato tutto, considerato che il cielo è coperto, considerato che ancora pochi sanno di questa sperimentazione, io temevo che non ci fossero dei cittadini. In realtà, nonostante sia trascorso appena un'ora dall'istituzione della penalizzazione, io vedo che piace, i cittadini mi stanno fermando tutti, mi dico sindaco che bella iniziativa, bello, e ripeto, noi siamo in fase di sperimentazione ovviamente, l'obiettivo è quello di capire se piace questa iniziativa ai cittadini, e io credo di toccare con mano che ai cittadini piace, poi naturalmente in base al grado di richiesta che ci sarà potremmo anche pensare magari di estendere, di allargare temporalmente come spazi, valuteremo insomma un po' alla volta in base a quello che ci diranno anche i cittadini. Come si devono comportare i cittadini? Ci dia delle istruzioni per l'uso. Intanto guardi lui che ha appena ripreso una persona che era con una mascherina bassa, perciò al di là delle istruzioni per l'uso sono quelle ormai arcinote con le quali siamo abituati a convivere da parecchi mesi, perciò assolutamente la distanza di sicurezza, assolutamente la mascherina, e stiamo vedendo che ci si può relazionare con gli altri, con tanti amici che non si vedevano da tanto tempo a causa di questa forzata reclusione, appunto anche con la mascherina, appunto anche con la distanza di sicurezza. Comportiamoci tutti bene, perché è vero, se dovesse capitare, se dovessi trovare all'improvviso assembramenti ingiustificati, significherebbe vanificare queste iniziative e vanificare anche i sacrifici di tanti mesi. Come si è comportata Gorizia in questi mesi? Facciamo una specie di riassunto, non sono è stati ancora bravi. Finita, però... I goriziani sono stati bravi, bravi anche tutta la nostra regione, abbiamo visto attraverso i media nazionali quello che è accaduto altrove, perciò i goriziani, salvo qualche goriziano, qualche momento particolare, qualche eccesso particolare, possiamo dire che i goriziani sono stati bravi e sono certo che rimarranno bravi. Confine. Che bella domanda, il confine ovviamente è un nervo ancora scoperto un po' per tutti noi, anche perché abbiamo due trattamenti diversi, come vede noi qui abbiamo l'obbligo della mascherina, oltre al confine l'obbligo sussiste soltanto quando si sta all'interno e non all'esterno, abbiamo avuto forti tensioni quando ormai si stava delineando un asse Germania, Austria, Slovenia, Croazia che tagliava fuori in modo importante il turismo del Friuli Venezia Giulia, noi sappiamo in che misura il Grado stessa, Lignano, ma Grado, visto che siamo vicini a Grado, dipenda dal turismo austro-tedesco, parliamo del 70%, 60% significa mettere davvero, non dico in ginocchio, ma il PIL della nostra provincia, metterlo in serie difficoltà. La Farnesina sta dialogando con Lubiana, come sapete tutto ciò che è relativo al confine non dipende né dal comune né dalla regione, ma dai due governi. Mi auguro che prevalga il buon
senso, mi auguro che si tolga in fretta il muro tra i confini, ma ovviamente nei momenti in cui ci saranno le stesse condizioni, perché un esempio che io faccio sempre è quello del mare, che se noi togliamo un muro dal mare non accade nulla, però se questo mare da una parte rispetto all'altra ha 50 metri di dislivello, quando togliamo il muro crea un disastro. Un'ultimissima cosa, questo non compromette la capitale, la candidatura alla capitale della cultura 2025? Assolutamente no, una cosa è Roma Lubiana, tutta altra cosa sono Gorizia e Nuova Gorizia. Noi continuiamo a lavorare, lo spirito è sempre quello, ogni qualvolta si creavano delle ragioni di difficoltà a Gorizia, gli amici di Nuova Gorizia hanno sempre offerto loro disponibilità, sono loro che sono intervenuti anche reiteratamente nei confronti del loro governo, perciò assolutamente non subisce alcuna battuta d'arresto quella la corsa che stiamo facendo ormai per la capitale della cultura europea. Le imprese di costruzioni si stanno preparando a soddisfare le richieste che arriveranno grazie all'introduzione dei super bonus che valgono per la prima casa e Lancia spera in una proroga di un anno per l'esecuzione dei lavori. Sono con Angela Martina, presidente per ANCE della provincia di Udine. Allora signora, le novità del primo luglio riguardo ai super bonus, chi può, chi non può? Allora, super bonus al 110%, quindi iniziativa ben accolta da tutte le categorie, anche dai privati. Chi può accedere? Può accedere il privato in possesso di prima casa, quindi che faccia un intervento sulla prima casa. Interventi che sono di miglioramento energetico, essenzialmente l'isolamento, quindi il cappotto, e sostituzione della caldaia. Altri interventi minori possono rientrare nella misura se in combinata con questi due che ho appena detto, ad esempio serramenti e fotovoltaico, nonché gli interventi di miglioramento sismico dell'edificio. Dicevo, restano escluse le società proprietarie di immobili, restano escluse anche i proprietari di seconde case. Questo però non è vero nel caso di condominio, ovvero nel caso di un immobile in condominio si estende questa possibilità anche a questi due casi. Gli interventi devono essere svolti da luglio 2020 al 31 dicembre 2021, ma ci pare ci sia un'apertura del governo, la stiamo aspettando nei prossimi giorni, di estenderlo fino al 2022, cosa che darebbe assolutamente maggiori potenzialità, perché un anno e mezzo per progettazione ed esecuzione dei lavori, soprattutto nei lavori di miglioramento sismico, un anno e mezzo è un orizzonte temporale piuttosto breve. Senta signora, potremmo anche dire muratori cerca, se ce ne fossero? Assolutamente sì, e su questo dico che la scuola edile di Udine, ed è vero però per anche tutte le altre scuole del territorio nazionale, io conosco bene quella di Udine quindi so i numeri, l'anno scorso 12 ragazzi hanno completato il percorso di operatore edile, c'erano 30 aziende pronte ad accoglierli e quindi maggiore richiesta di disponibilità. Un lavoro poi sempre più di soddisfazione, anche remunerato insomma al paragone di altri se non di più, e speriamo che i nostri giovani si riavvicinino a questo mondo e soprattutto che le famiglie li facciano riavvicinare, perché spesso c'è resistenza da parte delle famiglie un po' della nostra generazione. Senta, quanto guadagna uno che sceglie di fare questa professione? Allora, dico indicativamente perché in realtà ci sono molte variabili, però diciamo che un operaio specializzato guadagna 2000 euro al mese. Ecco, gli stranieri, per fortuna che ci sono. Allora, ci sono stranieri, è vero che ci sono, negli ultimi tempi forse si stanno avvicinando al mondo anche gli italiani o gli stranieri di seconda generazione, mentre qualche anno fa c'erano solo, quasi esclusivamente stranieri. Dobbiamo, credo però, puntare sui ragazzi del nostro territorio, all'interno dei quali ci sono anche gli stranieri di seconda generazione, ma per un motivo, perché poi rimarranno sul territorio. Se invece si tratta di stranieri di passaggio, allora sono destinati poi a prendere altri percorsi, a non arricchire la nostra terra. Allora io ringrazio Angela Martina, presidente di ANCE Udine, a voi la linea e grazie al nostro Gian Domenico Ricci per il consueto supporto tecnico.
Grazie Daniele Paroni, era il nostro ultimo contributo per oggi. Io vi ricordo alle 14.30, ancora alle 16.30, l'appuntamento con il nostro TG Flash. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata a tutti voi.